Eccoci qua. Eccoci. Buonasera Giovanni. Buonasera Saverio. Buonasera Sasà. Buonasera ragazzi. Buonasera a te Sasà, buonasera a tutti i nostri telespettatori che forse si staranno domandando come mai siamo in questa formazione un po' particolare. E noi ovviamente non risponderemo, ma lasceremo alle immagini la risposta, giusto Giovanni? Non che ci dispiaccia, Questo possiamo anche non dirlo, ovviamente, per ragioni di politically correct, vogliamo dire. E invece facciamo una cosa molto corretta, vale a dire cominciamo subito con il nostro sommario per far ambientare un pochino tutti in questa apparente diversità della serata, di questa serata, di questa puntata. Bene, sono proprio curioso di vedere il menù del giorno. Come se non l'avessi preparato anche tu con me. Menù che prevede all'inizio un incontro con un'artista eccezionale che sarà qui a momenti con noi, Maria Pia De Vito, musicista, jazzista, voce meravigliosa. Subito dopo invece ci spostiamo nel passato per tornare a occuparci di un grande artista, anche lui, Salvador Dalì, di cui appunto è in corso una mostra e di cui andremo anche un po' così a sceverare ed analizzare le varie componenti che confinano anche al di fuori della sua arte. Assolutamente. Con varie contaminazioni. Oggi sarà una serata molto all'insegna delle contaminazioni. Crossover. Crossover, sì, sicuramente. Meglio che contaminazioni dà un'idea di qualcosa di morboso, crossover no? Fa più chic. Sì. Crossover invece sicuramente è più accettabile. Queste sono dunque le prime due pietanze del nostro menù. E vogliamo cominciare subito. Iniziamo allora con un bel video, visto che facciamo televisione. Direi di sì. A te l'onore di lanciarlo. Allora, recentemente all'Auditorium si è esibita una grandissima artista che abbiamo il piacere e l'onore di avere qui con noi tra brevissimo, ma non voglio presentarla. Le immagini parlano da sole. Benvenuta Maria Pia De Vito. Salve. Che si è presentata nel migliore dei modi, devo dire, attraverso questo filmato appunto che abbiamo realizzato la scorsa settimana a Roma. E la domanda, la più banale però, ovviamente la più inevitabile, ci presenti questo progetto? Sì, il progetto che abbiamo presentato all'Auditorium, il disco che abbiamo presentato all'Auditorium. Il disco è qui, eccolo nelle lì, mani fedelmente. Si chiama Moresche ed altre invenzioni. È un progetto basato sulle moresche di Orlando di Lasso. Orlando di Lasso vive per 2 anni a Napoli, alla corte del Marchese della Terza. Lui Fiammingo. Ma se faceva un Fiammingo a Napoli? È perché Napoli era una capitale della musica nel Rinascimento. C'erano ben quattro conservatori e le corti chiamavano musicisti da ogni parte d'Europa. E comunque Napoli era un luogo da visitare, quindi lui in gioventù sta 2 anni a Napoli e poi più anziano pubblica un libro di villanelle e moresche, quindi affascinato dalla cultura napoletana, ma anche evidentemente per scrivere questo ciclo di composizioni che sono più da corte che da teatro, le moresche appunto, certo, si ispira alla cultura napoletana ma anche alla cultura degli schiavi di colore che si trovavano a Napoli in quel periodo. Purtroppo, quindi lui non lo sapeva ma era già un jazzista ante litteram, possiamo certo, dire banalizzando. Il primo incontro tra musica europea e musica africana si compie quindi in quel ben 400 anni prima del jazz insomma. E in particolare lui usa proprio una lingua che ancora oggi viene parlata nell'Africa nilo-sahariana, che è il kanuri. E quindi queste moresche sono delle composizioni fittissime in contrappunto, riflettono un po' la poliritmia, certo, anche sì, africana, sì, ma sono nel pieno
diciamo, estetica. Riflettono anche un po' la scuola fiamminga, no? Come... Assolutamente, assolutamente, ma sono appunto dei litigi, dei corteggiamenti amorosi molto divertenti, salaci, impertinenti, e soprattutto hanno questa ricchezza ritmica e armonica che, come dire, mi ha colpito quando ero adolescente, perché io queste cose le ho sentite quando ero adolescente a Napoli, nel momento in cui Roberto De Simone faceva esplodere con la Nuova Compagnia di Canto Popolare, poi La Gatta Cenerentola, la conoscenza della Napoli, appunto il Rinascimento, il 600, il 700, e avevo nel cassetto questo progetto da tanto tempo. E poi quando insegnavo a Santa Cecilia ho avuto una classe di musica insieme enorme, 24 voci, ho detto proviamo su. Poi in realtà il lavoro è continuato al di fuori del conservatorio, si sono uniti altri elementi e adesso c'è questa comunità di 22 voci più musicistiche che praticamente vive insieme. È un'avventura umana oltre che musicale molto molto bella. E accennato agli aspetti ritmici, bisogna anche dire che anche dal punto di vista armonico sono mostruosamente innovative per l'epoca, e anche all'orecchio nostro post novecentesco, che ne abbiamo sentito un po' di tutto, no? Dodecafonia, musica seriale, tutto, è una freschezza veramente impressiva. Infatti è incredibile, incredibile la freschezza della musica e l'attualità da un punto di vista musicale, con questo cambio continuo di ritmi, no? Di tempo, di segnature di tempo, che è proprio una cosa molto del jazz di questo momento. Ma anche un po' impressionante come fa vedere come la storia si ripete. Certo. Napoli era un luogo di smistamento degli schiavi che arrivavano dalla tratta libica. Come dire, terribilmente attuale. La storia si ripete. Sì. E comunque Napoli è sempre stata, lo era nel 500 e lo è oggi, un luogo, se vuoi folle, se vuoi disordinato, ma di grande accoglienza e di grande inclusione del diverso, di qualsiasi genere. Quindi così come molti degli schiavi diventavano dei liberti, certo, cioè i padroni si affezionavano, li liberavano, li lasciavano poi avere una loro vita, un loro lavoro. Come in epoca romana. Esatto. E quindi questa cosa è rappresentata nelle muresche, anche questo mi sembra di una grande freschezza come tema e di una grande importanza, l'accoglimento, certo, e l'abbraccio in un momento così terribile. Hai accennato invece al jazz, adesso facciamo una brevissima divagazione che vogliamo farti vedere a te e ovviamente ai nostri spettatori, un concerto di qualche anno fa assieme a un grande maestro della chitarra e del jazz come Ralph Towner. Sì. Vogliamo fare questo bagno nel passato. Ma con piacere. Passato più recente rispetto alle muresche, però anche questo, insomma. Sì. Passato. Vediamo con insieme. Piacere. Ecco, una collaborazione con Ralph Towner che però continua ancora. Ralph Towner è ospite di questo disco, fa un cameo, è un grande amico, è stata un'emozione rivedere questi pezzi. Posso dire quanta bellezza? Grazie, grazie. Anche una mano sinistra meravigliosa. Sì, veramente unico sul pianeta. Nel disco c'è ospite anche la mia cara amica e collega Rita Marcotulli. Come no? E comunque il jazz c'entra anche in questo progetto delle Moresche, che è un po' spurio, c'è cioè pianoforte, contrabbasso, certo, percussioni a cornice, ma anche balafon, cora, organetto, zampogna, insomma, ce n'è di cose. Il nome della contaminazione. E l'improvvisazione, cioè. Certo. Però siccome Giovanni sta, io lo sento, lo percepisco e sta bruciando per farti anche lui delle domande, siccome sì, io sono l'anima più classica, lui è l'anima più jazz, quindi cederei volentieri la sì, mano. Anche se voglio riprendere proprio per un secondo il progetto che stai presentando, una cosa che mi ha molto incuriosito, in un repertorio molto antico, no? Che lavoro hai fatto proprio di ricerca sul repertorio, perché parliamo di un repertorio insomma abbastanza particolare. Certo.
Beh, ripeto, da una parte le moresche stavano nelle mie orecchie, nel mio cuore e materialmente nel mio cassetto da una trentina d'anni, diciamo, nelle mie orecchie da prima, ma e diciamo, poiché io amo molto veramente tutto quello che riguarda di storico e di musicale della mia città di Napoli, io in realtà ho letto tanto su cose rinascimentali e tanta musica e quindi per me, come dire, è come avere un forziere, capito? Io intanto vado, metto le mani dentro e trovo qualcosa che sia appetibile oggi per me. Diciamo, mi sono concessa sempre il lusso, facendo musica, di fare qualcosa che mi ispirasse veramente a un dato momento. Ecco, poi a proposito di Napoli, no? Sì. Una cosa che mi ha molto colpito è che la scena napoletana è stata sempre una scena molto ricca di jazz, soprattutto personaggi femminili. Ad esempio penso a Carla Marciano, che è una delle migliori sassofoniste italiane, no? Poi fa anche un genere particolare, che fa, insomma, fa l'hard bop, che nel jazz, spieghiamo, è un genere abbastanza all'interno del jazz, insomma, un po' violento, diciamo, che poi per una ragazza è un po' particolare, però è una delle migliori rappresentanti. Come ti spieghi questa ascesa? Poi nel jazz napoletano penso sempre ai Fratelli Amato, sono tanti i jazzisti, cioè è una scena molto ricca. È una scena che è sempre stata molto ricca. Ora ti dico una cosa che io ho scoperto molto tardi, ma che il mio prozio Mariano De Vito Pisciceli, insieme a mio nonno Francesco De Vito Pisciceli, trascrivevano per E a Mario, quello di Piave mormorava, scrivevano musiche. E fondamentalmente questo prozio aveva fondato uno dei primi gruppi swing italiani, The Happy Brothers, e si esibivano al Gambrinus. Io l'ho scoperto dopo che era scomparso, sono rimasta veramente colpita. Il jazz quindi c'è stato a Napoli prima ancora della guerra, poi sicuramente dopo la guerra l'avvento delle basi NATO a Napoli, con il Napoletan Power, c'erano delle certo, big band che si formavano a Napoli, insomma questa cosa si è tramandata. Quando io ho cominciato negli anni 80 a Napoli c'erano già fior di musicisti, i talenti non mancano mai a Napoli, devo dire è una scuola fiorentissima. E poi insomma adesso parli per esempio dell'hard bop come di una forma dura, io ho cominciato per via di Ella Fitzgerald e all'inizio cantavo solo bebop, non volevo sapere altro. C'è qualcosa di estremamente vivace e febbrile, no? Anche in questi particolari settori del jazz, e secondo me non sono lontani dall'essere febbricitante della città di Napoli. Perché ogni tanto conviene anche, no? Per l'espressione artistica, un po' di febbre non sta male. In musica si usa tutto, la febbre, la bellezza, la bruttezza, qualsiasi cosa. Per fare arte tutto fornisce materiale poi da tramutare. Esattamente, è un'operazione alchemica poi. Certamente. Ecco, mi incuriosiva approfondire il discorso della Napoli post-guerra, no? Parlavamo del Napoletan Power, quindi Gemsenese, Pio Daniele, l'evoluzione poi della musica napoletana, che tra l'altro cerca anche di aprirsi alla musica etnica, pensiamo a Enzo Avitabile, tanti altri musicisti, no? Cosa fai anche tu, tra l'altro? Sì, assolutamente. Devo dire che per me Roberto De Simone da una parte e Pino Daniele dall'altra, Gemsenese e Pino Daniele, sono stati due maestri, due persone che mi hanno dimostrato come la lingua e la cultura napoletana fosse fluida, meticcia e apparentabili con tante forme musicali diverse. In particolare poi nella modernità Pino Daniele ha accostato il dialetto napoletano e una forma canzone napoletana al blues, alla musica brasiliana, al rhythm and blues e al jazz, ha collaborato con grandi jazzisti. Hanno aperto delle porte queste persone, questi artisti, sono stati molto, molto importanti. Io probabilmente non avrei fatto tante di quelle cose che ho fatto poi nel tempo usando la lingua napoletana, come prima vedete con Ralph Towner o come adesso con questo appunto gruppo vocale, i Bornogualà, queste 22 voci, questi 22 giovani ricercatori della voce che, si sono trovati in un'esperienza in cui c'è insieme musica etnica,
ma musica rinascimentale e musica africana e improvvisazione. Quindi diciamo il meticciaggio è destino di Napoli e secondo me ha manifestato dei grandi maestri che hanno portato questo a massimo livello. Bene, benissimo, quindi hai fatto perfettamente una sintesi con cui si è tutto il senso del nostro incontro, di cui noi ovviamente siamo molto grati e ti ringraziamo. Grazie. Tra l'altro a voi. Mi hai dato anche uno splendido assist, usando adesso un linguaggio che poco ha a che fare con la musica e col jazz, per il prossimo servizio che avevamo appunto già preconizzato in qualche modo, vale a dire questa mostra di Salvador Dalì, che ci dà il destro per aprire anche alla pluriformità in qualche modo di un artista di quel livello che tanto ha, lo dico, contaminato anche in altri ambiti. Vediamo insieme e grazie Maria Pia. Grazie a voi. Se si pensa a Michelangelo, Leonardo, Botticelli, la mente va a un'opera di questi straordinari artisti. Se si pensa a Salvador Dalì, ciò che viene in mente è il suo volto stralunato, i suoi baffetti iperrealisti. Il genio catalano, pittore, scrittore, disegnatore, che si spinse a scrivere la sua autobiografia a soli 36 anni, è raccontato in una mostra unica, per la prima volta in Italia, nelle sale del PAN, il Palazzo delle Arti di Napoli, fino al 10 giugno 2018. Io Dalì punta sull'opera umana di Dalì, che come creativo fu un grande anticipatore, capace di attrarre l'attenzione dei media, di saper stare come pochi, da una parte e dall'altra dell'obiettivo, divenendo anticipatore anche della tendenza attualissima a fotografarsi e a riproporre l'immagine di ognuno di noi attraverso i social. Dalì oggi, dove siamo invasi da Instagram, Twitter, Facebook, che cosa farebbe? Secondo me adesso, proprio per distinguersi dal mondo, si chiuderebbe a lavorare nella sua Portlegatta, lontano dai riflettori. Nel percorso espositivo creato in esclusiva e realizzato in un accordo istituzionale tra la città di Napoli, il consolato spagnolo e la Fondazione Salvador Dalì, tutte opere originali di enorme interesse. Tantissime fotografie, video, compreso lo screen test girato da Andy Warhol. Il tema di Io Dalì fu accennato nella mostra romana e come in quell'occasione il percorso si apre con un giovanile autoritratto con il collo di Raffaello del 1921 per arrivare al documentario L'ultimo capolavoro, un film di 57 minuti del 2015 per la regia di David Pujol. Perché sono artista, è un artista che già al suo tempo si è anticipato e il suo obiettivo principale era quello di creare curiosità, cercava anche la trascendenza con l'aiuto della scienza, quindi voleva andare di là, al di là di quello che sperimentava sulla tela, quindi usava anche qualsiasi tipo di mezzo, come per esempio gli elementi ottici, i video eccetera, che si vedono anche all'interno di questa mostra, perché voleva esprimere con qualsiasi mezzo il suo amore per la pittura e allo stesso tempo il desiderio di trascendere. Dalla costruzione di un mito all'immortalità, passando anche per il rapporto con il divino, esaltato nella sua autobiografia Vite segrete, in cui scrive: il cielo non si trova né sopra, né sotto, né a destra, né a sinistra, ma esattamente al centro del petto di chi ha fede. Ci sono delle sue opere conservate ai musei vaticani, perché lui non è credente, si dispiace di questo, dice la fede è un dono naturale, però ne fa sempre riferimento, cioè c'è una religiosità sua personale con la quale riesce a ritrarre dei quadri di santi surreali, per carità di Dio, ma belli, importanti, proprio per dire che lui sentiva evidentemente che c'era qualche cosa che superava anche questo suo modo di vivere la vita in maniera fortemente spregiudicata. Allora, siamo tornati nella nostra osteria preferita ed è cambiato qualcosa. E tra l'altro alla mia sinistra non c'è l'oste, sì, perché l'oste è sempre lo stesso. L'oste è sempre lui. Ma c'è un altro avventore. E che avventore? Sì, il solito vecchio amico, il vostro amatissimo fratello Caramazzo, che ha preso il posto indegnamente, in questo caso, della bravissima e bellissima Maria Pia di Vito. Mi volete con voi? Ci vogliamo, certo, a patto che tu ci dici qualche cosa su Salvador Dalì, perché sappiamo che nella Salvador tua mente... Salvador Dalì a me piace tanto come pittore, ma poi appunto l'hai già detto tu all'inizio, dire pittore è riduttivo. Un genio poliedrico che tra l'altro osava in maniera anche spregiudicata sconfinare continuamente, e uno dei suoi campi preferiti era proprio il cinema, e quindi lì che l'ho incrociato più volte nella mia passione cinematografica ormai inveterata, e posso citare alcune passaggi molto interessanti.
innanzitutto il film dei surrealisti, il film fondamentale dell'arte surrealista, che è L'Âge d'Or, il primo film di Buñuel, che quando lo fece vedere ai suoi amici, Dalí, Man Ray, tutti i grandi surrealisti, impazzirono di gioia. Qualche tempo dopo lo fece vedere ai produttori e bocciarono il film, che non uscì mai subito in quell'anno, perché ci volle molto tempo. Cose interessanti nella storia del cinema, ma non nuove. Ma la cosa più divertente forse di Dalí è la sua collaborazione con un regista totalmente quasi diversissimo da lui, che è Alfred Hitchcock, che però amava indagare anche il mondo della psiche. In un film in particolare che si chiama Io ti salverò, con Gregory Peck e Ingrid Bergman, c'è tutta una sequenza straordinaria, grande coppia di divi meravigliosi. C'è una famosa sequenza di un sogno, quindi una sequenza onirica, che è tutta lasciata alle mani sapienti dell'artista Dalí, che ha fatto una serie di drappeggi e di pannelli straordinari. La scena è memorabile e mette quella sana inquietudine che solo Hitchcock e Dalí riuscivano a mettere in tutte le loro opere. Questo solo per dire alcune delle stravaganze, proprio il caso di dire, di Dalí. È stato molto 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 esauriente, infatti abbiamo visto che l'oste è rimasto, sì. Io sento il suo tipo di silenzio ormai, ecco. lo percepisco quando è un silenzio. Tra l'altro io amo molto i surrealisti, ecco. E Buñuel va bene. Ah sì, certo, Buñuel è un fascino indiscreto della borghesia, e tra l'altro vinse anche l'Oscar, L'angelo sterminatore, ti potrei citare, ecco. Vabbè, stiamo facendo questo ping pong, sì, io faccio da rete, fungo da rete in questo caso, però noi ti abbiamo qui anche per un altro motivo, vale a dire, se io ti dico bomba carta, tu cosa dici? Dico che sei il presidente, vabbè. Dico che ne sono il presidente. Dovrei dire che sono il presidente di questa associazione culturale, parola un po' strana, non è associazione culturale, è un gruppo di persone. Ma perché ne parliamo stasera? Appassionati di creatività, di letteratura, di poesia, di arte, tutto ciò che appunto ha a che fare con la creatività. Da 20 anni esiste questo gruppo di matti, che da una decina d'anni io presiedo, fondata però da Antonio Spadaro, bisogna dire, ecco il logo di Bomba Carta, molto carino, perché ha a che fare appunto con andare a cercare anche i giovani talenti. Beh, io ero un giovane talento quando ho iniziato, posso dire questo. Ti vedo un po' perplesso, mi sta questa cosa. Vabbè, qui a Caramanzo Social Club si può essere se stessi, questa cosa. Assolutamente. Bella. E a proposito di giovani talenti, ti faccio vedere un filmato che abbiamo realizzato a Torino per il torneo che si chiama Io Scrittore, che viene organizzato da grandi case editrici per appunto scovare i giovani talenti che hanno a che fare con la scrittura. Vediamo insieme. Se l'hai scritto, va valutato. Con queste parole di incoraggiamento, Io Scrittore si rivolge a tutte le persone che hanno un libro nel cassetto, ma che spesso non hanno il coraggio di tirarlo fuori. E invece il torneo letterario promosso dal gruppo editoriale Mauri Spagnol, uno dei più importanti del settore, permette non solo di poter far arrivare la propria opera ad una delle case editrici del gruppo, come Longanesi, Garzanti o Salani, ma anche di poter leggere e giudicare i libri di altri. Tutto nel più perfetto anonimato. I partecipanti si iscrivono, caricano i loro manoscritti con l'upload, come si dice, e a ognuno vengono assegnati dei manoscritti di altri concorrenti da giudicare, in modo che molto democraticamente di 1500 manoscritti sono proprio i concorrenti che scelgono i primi 50, diciamo. E l'editore, leggendo i primi 50 selezionati dai partecipanti, valuta se ci sono in questi 50 manoscritti dei talenti, degli scrittori da coltivare e da poi pubblicare. Il vantaggio è che sicuramente riusciamo a selezionare dei libri che hanno già avuto un giudizio, ovvero che sono già stati un po' selezionati da dei futuri lettori, perché comunque la particolarità di Io Scrittore è che la prima scrematura viene fatta dagli stessi partecipanti al concorso. Il fatto di leggere i libri degli altri serve in assoluto, perché chi vuole scrivere è importante leggere, ma leggere i libri degli altri, l'incipit del libro di un altro, serve a capire tutto quello che non dovremmo scrivere o cose bellissime che possiamo leggere da qualcun altro. Io Scrittore è stato presentato durante un dibattito al Circolo dei Lettori di Torino. Il torneo è giunto alla sua 8ª edizione e i numeri parlano chiaro. Più di 23.000 gli aspiranti autori iscritti, 2.334 le opere valutate in finale, 12 nuovi autori in libreria, 100 opere pubblicate come ebook.
Quello che è molto interessante in un'esperienza del genere è il fatto che ci si valuta assieme, no? Sì, è uno dei pregi anche della manifestazione, perché si cresce anche nella scrittura, che uno pensa al mito dello scrittore che sta lì solo nella sua cameretta, invece confrontandosi, anche se la scrittura non è un'opera collettiva, però si recepisce molto, no, degli umori che ci sono intorno. Questo è anche lo spirito appunto di Bomba Carta, cioè di una comunità che cresce insieme. Nel confronto, nello scambio, anche molte volte molto schietto. Deve essere schietto, altrimenti è inutile, no? È inutile. E no, mi piace questa cosa, perché appunto sfata un po' il mito dell'individualismo, dell'egocentrismo. Infatti non mi piace io scrittore, quel lì è un po' troppo. Quello per andare a titillare un po' così, no? L'ansia. È incomprensibile, però appunto voglio sottolineare questa. Certamente. Però abbiamo parlato di contaminazione, abbiamo parlato di scrittura e tu, guarda caso, hai scelto come parola del giorno oibò. Oibò, cribbio. Non hai scelto oibò, ovviamente, ma no, hai scelto. Anche se per esempio queste parole andrebbero. Possiamo pensare? La parola che ho scelto è proprio romanzo, perché noi diamo per scontato questa parola, usiamo così tranquillamente, per dire, i romanzi, ecco questi libri. La morte qui. Del romanzo, sì, romanzo sì, non sì. morirà mai. Però è una parola antica, è una parola che ha una lunga storia e viene appunto dal francese romance, che è la forma sostantivata dell'aggettivo, appunto, romance con la Z, che viene dal latino. Tutto viene dal latino. E l'espressione era romanice loqui, loqui, parlare, romanice, l'avverbio per dire alla romana, parliamo alla romana. Cioè, perché ognuno paga per sé. Sì, sì, quello è fare alla romana, no, parlare alla romana, da cui romanice, romance, era utile per distinguere i cittadini romani dal ceppo invece etnico germanico, ecco. Da lì però questa parola è stata assegnata come senso a componimento in prosa, che si distingue appunto da quello poetico. Già Dante nel 1300, pensiamo che nel Purgatorio, lui usa questa espressione, versi d'amore e prose di romanzi, proprio a distinguere. E però ci vuole il 600-700 per cominciare a pensare al romanzo come lo pensiamo noi, cioè un componimento narrativo di prosa di ampiezza più grande della novella e più complesso della novella. E uso la parola novella perché è interessante in inglese. Noi per dire romanzo non diciamo romance, ma diciamo novel, che appunto è più circoscritto anche alla realtà, mentre romance ha a che fare con la fantasia. Questo, e lì si potrebbe aprire. E qui apriamo, ecco. Però andiamo per citare solo alcune grandi opere, appunto abbiamo detto il 600-700, Gargantua di Rabelais, e abbiamo Don Quixote, forse già la svolta, ma pensiamo a Robinson Crusoe di Defoe, e poi arriviamo al grande secolo forse del romanzo, che è l'Ottocento. Il grande secolo non solo del romanzo, sì, mi permetto anche aggiungere. Della musica, e visto che siamo in quella zona, diciamo quello che diceva un certo Hegel, che nell'Ottocento qualcosa ha detto, che diceva appunto che il romanzo è il genere dell'epopea borghese, ha sostituito l'epos. Pensiamo a due grandi opere dell'Ottocento che hanno a che fare con questa epica, ma in particolare il romanzo storico, Walter Scott, ma direi Manzoni. Il tuo Manzoni. Il nostro Manzoni, noi italiani. E visto anche il nostro Dostoevskij, perché è il nostro di qui di Karamazov, e quindi direi che concludere con uno forse dei più grandi romanzieri, tu ne convieni, che è il nostro amico Dostoevskij. Allora, siccome, come diceva Dostoevskij, stiamo fuori con l'accusa. Ah, ecco, sì, proprio lui lo diceva sì, così, romani celoqui. Esattamente, al posto della raffica che non avremo tempo per fare, finiamo in gloria con la tua citazione dostoevskiana. A questo punto, proprio dal capolavoro, Fratelli Karamazov, qui Dostoevskij ci dice questo: lo strano, lo stupefacente, non sarebbe tanto che Dio realmente esista. Lo stupefacente è che un pensiero simile, il pensiero della necessità di Dio, sia potuto germogliare nella testa di un selvaggio, perfido animale come l'uomo. Straordinario il nostro amico. Noi non ci sentiamo tanto perfidi, però sottoscriviamo comunque sempre questa necessità. Grazie allora ad Andrea Monda, grazie a Giovanni Masobello, ringraziamo ovviamente ancora in absenzia, bello questo, bello. Mi sono rifatto un pochetto. Vai. Maria Via De Vito, e ovviamente ringraziamo voi che ci avete voluto seguire fin qui. Karamazov Social Club torna la settimana prossima alla stessa ora. Arrivederci. Alla prossima.